welcome. Io sono Mr. Mo, ti spiego. Sono felice di averti qui. Alla fine del video non mancare di vedere una piccola e simpatica sorpresa. La passerina ha cinguettato che al grande fratello VIP tra storie d'amore che nascono, altre che finiscono, discussioni sempre più accese, polemiche, intrighi, battute divertenti. In arrivo a un provvedimento disciplinare. Davide Donadei ha violato ancora il regolamento del grande fratello VIP condotto da Alfonso Signorini. E ora sigla. Ciao ciao. L'ex tronista di Uomini e Donne ha spifferato due concorrenti canori che saliranno sul palco di Sanremo in vista della prossima competizione canora del festival. Parlando con Sara Altobello, Tavassi e Alberto, il bel Davide ha svelato la presenza a Sanremo dei cantanti Ultimo e Paola e Chiara. Il regolamento dice che non si possono rivelare eventi esterni. Andrea Zelletta fu punito per aver rivelato alcuni dettagli e si prese una nomination d'ufficio per aver violato il regolamento. Davide Donadei sarebbe recidivo, non lo capisce. E continua a parlare di cose successe all'esterno del grande fratello VIP nei social. Non tutti credono sia giusto che non prendano provvedimenti nei confronti del 27enne pugliese che recentemente ha detto frasi offensive a Oriana Marzoli, anche se appena arrivato l'aveva salutata per prima con dolci complimenti. Cosa pensi? Scrivi nei commenti. Amica o amico, sono soltanto voci. Bisbigli, rumoreggi, voci di corridoio, non c'è niente di sicuro e del domani non c'è certezza. A presto con nuove anticipazioni, news, indiscrezioni, un saluto da Mister Motispiegò e ora pubblicità che fa bene al cuore. Ricordati di mettere un like e ti insegno il conto. Amici, vi racconto una barzelletta. Scrivetene nei commenti una vostra e noi la pubblichiamo. Il proprietario di una villa sorprende tre ladri a rubare in casa sua. Essendo esperto di arti marziali, con due mosse immobilizza i tre malcapitati e chiede al primo: tu come ti chiami? Primo, risponde quello: bene, sarai il primo a cui infilerò un grosso palonero. Censura. E tu come ti chiami? È intima un altro dei malviventi. Giorgio, risponde quello. Al che il terzo ladro interviene dicendo: non dire bugie. 8. Ciao ciao. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui. Torna a trovarci, ti aspettiamo.